siamo nel ristorante ufficiale di Lilli e il Vagabondo. Dopo vi faccio qualche ripresa per farvi vedere meglio. Allora, vi faccio vedere i menù: rigatoni, spaghetti, lasagna, capito, salsa napoletana a Disneyland. Vedi, ci stanno le insalate. Adesso non fanno vedere gli spaghetti perché ho messo a registrare io. Eccoli qua, signori, noi andiamo a prendere gli spaghetti, pizza la evitiamo e prenderemo una lasagna. Vi diciamo il perché siamo qui, non è che siamo pazzi, e che a Disneyland Paris dovete venire col concetto che mangiano tutto fritto, tutto messicano, tutto texano, speziato, molto speziato e cose del genere, e insomma un minimo un po' di pasta, una lasagna stupida per rifarsi un po' la bocca, perché italiano questo, esatto, così c'è scritto. Vabbè, vedi, questo è davanti della cucina con le salsicce, gli spaghetti, tutto finto ovviamente, è molto molto carino, dai. Ci siamo. Allora, immagino che questa sia la lasagna. Abbiamo pagato 31 euro, secondo me non è neanche tanto per Disneyland, 31 euro. Mamma mia, che brutta, raga. L'odore non è neanche piacevole. E questi sono gli spaghetti di Lilli e il Vagabondo, che vi devo dire, neanche brutti brutti brutti. Migliori spaghetti. L'odore ci sta? Oddio, ci sta. Le polpette sono proprio polpette col prezzemolo, manca il parmigiano, mancano un po' di cose. La lasagna è veramente brutta, mon amor. I spaghetti sono belli appiccicati. Ok. Amore, qua non possiamo fare la scena quella dolce, sogna. Buon appetit. Vediamo se ne va la pena. C'est bon. È buono. Guarda, sì, certo. Ti dico che è buono. No, è incredibile. Non è un sugo pronto, okay, capito? Non è un sugo pronto, le polpette sono dure come... La carne è un po' grassa, la polpetta è carne ammollopolata e la finisce. Però la pasta non è male. Allora, approvato per me. Buono. Allora, per il contesto, per come si mangia a Disneyland Paris, 5 panini. No, te lo sto dicendo. Mangia, delizioso. Adesso ci puliamo la bocca, che sono l'ottima Coca-Cola zero. Sii sincera, non devi stare a sentire a me, eh. Minchia, sono buoni. Se c'era un po' di parmigiano... Sembra il sugo pronto. No, 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 è meglio di un sugo pronto. No, è meglio di un sugo pronto, no. Assaggiamo sta lasagna, che secondo me ho sbagliato proprio a prenderla. Però questa c'è la besciamella. Magari è buona, eh. Quelli sono buoni. Questo è il sugo alla pizzaiola, quello pronto. Capì? Besciamella sopra, si sente l'aglio in polvere. Però è bello, devo dire che è molto bello, eh. Cioè, c'è sta un botto. Ve lo consiglio. Consiglio furbo, venite qua a mangiare. Tanto che meglio del. Allora, è buona. Gli do un 3. È un po' sciapa, però è buona. Sa molto di aglio, sa molto di prezzemolo, quello secco. Mi piace. Cioè, a posto, raga. Peccato che questo posto è chiuso a cena, cioè solo a pranzo fino alle 17.45. Cioè io ormai posso fare il tour operator a Disneyland, fidatevi, so tutto. Raga, amo, ti devo dire, gli do un 3.5, buona. Veramente, a confronto a quello che abbiamo mangiato questi giorni, è oro colato per terra, proprio... La pasta è cotta bene, che devo dire? Cerco di farvela vedere, eccola qua. Però ti devo dire, guarda che a sto punto ti dico che ci rappresentano bene. Cioè, è vero. Mi fai assaggiare altri due spaghetton? Le polpette no. Però lo spaghetto, c'è sta l'oglietto, li girate un pochettino. Il pomodoro sono ben accunditi. Guardate che sti consigli non vi dà nessuno, io ve lo dico, eh. Guarda un po', è su quella pizzaiola quello. Questo è lo spaghetto. È buono, è cotto bene.
Guardate, vi devo dire, mi sto pentendo di non aver mangiato qua anche ieri sera. Ieri sera siamo andati a mangiare Laguna Matata? No. Ah, è vero, però sì, siamo andati a mangiare Laguna Matata, regà. Poi dopo da qua, in realtà volevamo andarci a prendere un gelato, che sono 2 giorni che Veronica, ci cioè, passiamo davanti e gli dico no, no, no. Quindi mo porto la pupa a prendere il gelato e ve lo facciamo vedere. Ricordatevi di prendervi i fazzoletti e il sale, perché loro non condiscono le cose. Il sale ce lo dovete mettere voi su tante cose. Quindi ti piacciono anche a te? Sì. Buone, vero? Non male. Vero? Adesso lo faccio così, così vi faccio vedere allora, bene. Sì, questa è proprio al microonde, sì, sì, sì. Però comunque penso che venga da un ottimo ristorante. No, i spaghetti sono buoni. I spaghetti sono buoni. A few moments later. Questo qua è il gelato del cappellaio matto. Quello non è cappellaio matto, però è un amichetto suo. E praticamente ci sono 3 tipi di gelato. Quella della regina dell'asso di cuori, del cappellaio matto e dello stregatto. Noi ci andiamo a prendere quello dello stregatto. Ci stanno Geppetto e Pinocchio e sto 2 lavoratori, raga, stanno tutto il giorno qua. Tutto il giorno. Il gelato dello stregatto, anche quello del cappellaio di popcorn non era male. Era particolare. Vedete com'è fatto? Ci sta, vado all'assaggio e vi dico, per me non è fragole e lampone, non ci credo proprio. Invece è fragole. È aromatizzato fragola e lampone. Dai. Comunque alla fine è agile, quindi è buono magari, no? Il cornetto. Cazzo, buono. Minchia, è buono. La consistenza è bella carnosa, come ti posso dire, non è un gelato che va via facile. È aromatizzato al lampone più che fragola. Quindi è buono, questo lo lascio a Veronica. Ha provato, se volete un gelato, venite a mangiarlo, che è molto molto buono. Io spero che vi voglio bene. Alla prossima. Ciao ciao.